Giulia, tu sei l'eroina di questa storia che è fatta di ferocia, di violenza, ma anche di tantissima tenerezza. Volevo sapere qual è stata la difficoltà nell'affrontare quella che è un'adolescente esattamente come te, ma che si ritrova appunto ad affrontare una serie di prove tostissime, e se magari hai avuto anche un consiglio da Niccolò Maniti o dagli altri attori con i quali hai condiviso questa esperienza sul set. La difficoltà più che altro è stato l'ambiente che la circonda, la situazione che le sta attorno in quel momento, perché non è stato tanto difficile entrare nel personaggio, più che altro farlo muovere in questa situazione che è immaginabile sotto certi aspetti di vista. Certo, Niccolò mi ha aiutata molto, quanto Lorenza, la sua moglie, che ha fatto uscire un lato di me che mai sarei immaginata a riuscire a far uscire da sola, che è quello, perché prima di iniziare sono sempre stata molto, molto composta, molto rigida, e sono caratteristiche che per interpretare Anna servono poco e niente. E sì, diciamo che gli altri attori mi hanno aiutata molto ad alleggerire una situazione così pesante, perché per quanto irreale, surreale, scherzavo, è comunque una volta che entri a, come dire, dai vita a questo personaggio, ti ci ritrovi un po' nella situazione, pur non volendolo, e un po' lo stress veniva trasmesso, ma gli altri attori, che siano Astor, Pietro, i gemelli, tutti mi sono stati accanto sempre, mi hanno fatto vivere questa esperienza con molta serenità, ecco. Grazie mille, Giulia. Invece, Elena, in una puntata viene detto che le mamme servono a ricordarti le cose importanti. Importanti, sì. E la tua è una mamma molto risoluta, decisa, che lascia delle istruzioni precise a quella che fondamentalmente è solo una bambina. Sì. E queste istruzioni sono delle regole che possono sembrare meccaniche, ma in quelle regole in realtà c'è tutto l'amore del mondo, no? E lei attraverso quelle parole rimane a contatto con quei figli, li vede crescere attraverso quelle parole. Secondo te, Anna, oltre a essere una potentissima storia di speranza e di crescita, può essere anche raccontata come una storia sulla memoria e sull'importanza del ricordo, senza il quale poi è impossibile evolvere e quindi crescere? Assolutamente. Sono convinta che sia una bellissima apologia del racconto, della memoria, dell'immaginazione come motore che nutre la speranza. E tu hai lavorato con Niccolò Maniti sia nel Miracolo che in Anna, e nei mondi che lui crea c'è l'ironia che si intreccia con il dolore, la violenza, sì, con l'amore, c'è una sconfinata immaginazione, sì. Ma cos'è che la cosa che più di tutte ti stupisce sempre dei mondi e delle storie che riesci a raccontare? Mi stupisce, ormai non mi stupisce più, però trovo che sia una grandissima fonte di ispirazione il suo non accontentarsi mai, la sua costante, continua ricerca di forme che vadano al di là dell'ovvio, al di là della prima risposta che ti viene in mente. Questo trovo che sia molto ispirante nel lavoro di Niccolò. Va bene, io vi ringrazio, vi faccio grazie i complimenti per il lavoro bellissimo che avete fatto. Grazie mille. Grazie. Grazie. Ciao. Arrivederci.